Ok. Lettura bilanci. Consuntivo. Presentazione standard. Presentazione. Avvio. Bene. Cominciamo. Dai. Allora, oltre a scusarmi per la volta scorsa, ma imprevisti non dipendenti dalla mia volontà, stamattina riprendiamo il ragionamento fatto circa il conto consuntivo. Siamo alla fine, abbiamo ancora da vedere il conto consuntivo. Questo forse va meglio, sì. Dobbiamo vedere il conto consuntivo e il patto di stabilità interno. Conto consuntivo o conto del bilancio è l'ultimo bilancio del comune. Abbiamo visto il bilancio di previsione, adesso vediamo il conto del bilancio. Viene richiamato dall'articolo 228 del testo unico degli enti locali. Abbiamo visto la volta scorsa che occorre fare un'operazione preliminare, perché il conto consuntivo, oltre a darci i risultati della gestione di competenza, quello che è amministrativamente accaduto nell'arco dal 1 dicembre fino al 31 dicembre, occorre tener conto anche della gestione dei residui. Che cosa sono i residui? Sono tutte quelle poste contabili che abbiamo visto che hanno avuto origine negli anni precedenti, ma che hanno un risultato in termini contabili, in termini economici, nell'esercizio che stiamo studiando, che stiamo chiudendo. Facciamo un esempio. Il solito Pernechele mi doveva 100 euro di imposte comunali, non definiamole meglio, mi doveva 100 euro, me ne ha dato 50, ho incassato 50, devo incassarne altre 50, ma Pernechele è sparito. Io ho ancora un accertamento residuo, ho ancora un residuo attivo di 50 euro, quel mascalzone è sparito, è inutile che trattenga i 50 euro perché non li vedrò mai più. Quindi toglierò un residuo attivo. La stessa cosa succederà per i residui passivi. Io ho impegnato 100 euro, ho pagato 50 euro, non dovrò più pagare gli altri 50 per mille altri motivi, sempre giustificati, sempre documentati. Ovviamente è inutile che trattenga ancora in contabilità quei 50 euro di residui passivi, perché tanto non dovrò più pagarli. È evidente che se tolgo un residuo passivo e dovessi contabilizzare solo quell'operazione, è evidente che alla fine avrò un risultato positivo, un avanzo di amministrazione di 50, perché dal bilancio, dal conto del bilancio, ho tolto una passività. Caso opposto, se tolgo una attività, avrò un risultato di gestione negativo. Quindi il conto del bilancio mi darà due situazioni, mi darà la situazione dei residui, tutta la manovra che farò di riaccertamento dei residui, mi darà una situazione di competenza, quindi mi dirà: guarda quello che è successo dall'1/1 al 31 dicembre in competenza, ha dato questo risultato, l'operazione di riaccertamento dei residui ha dato quest'altro risultato, più 50 del riaccertamento dei residui meno 50 di competenza, il risultato amministrativo è zero. Non c'è stato nessun utile, non c'è stata nessuna perdita, nessun avanzo di amministrazione, nessun disavanzo di amministrazione. Facciamo un ragionamento. Il risultato complessivo è zero, abbiamo avuto più 50 dalla gestione dei residui e meno 50 dalla gestione di competenza. Io sono sindaco e dico: cari consiglieri, l'esercizio 2016 si è chiuso con un pareggio di bilancio, siamo a zero, l'amministrazione ha fatto tutto quello che doveva fare, propongo che venga approvato il conto consuntivo, il conto del bilancio del 2016. Va bene così, non c'è nulla da dire, siamo arrivati a zero. Perfetto.
E ripeto, attenzione, perché i 50 più sono della gestione residui, i 50 meno sono della gestione di competenza, ma il risultato è zero. I consiglieri tutti felici? No, perché dicono: sindaco, guarda, io capisco che il risultato complessivo sia zero, ma attenzione, spiegaci il risultato meno 50 di competenza. Cos'è successo? È un caso eccezionale che si è verificato qualche cosa di imprevisto, o è qualcosa di insito che non ha funzionato nell'amministrazione? Perché d'accordo, quest'anno abbiamo chiuso a zero, ma l'anno prossimo, se non avremo più il più 50 dei residui e avremo ancora un meno 50 della gestione di competenza perché qualche cosa non funziona nella macchina amministrativa comunale, saremo a meno 50. Quindi la qualità del risultato di amministrazione deve essere esaminato alla luce sia della manovra dei residui, quello che è successo negli esercizi precedenti, e soprattutto quello che è successo nell'esercizio di competenza dall'1/1 al 31/12 dell'anno che ci interessa. Cari consiglieri, abbiamo avuto un più 100. Sì, ma quel più 100 lì è dovuto da più 10 di competenza e più 90 dei residui. È evidente che c'è qualche cosa di cui bisogna avere conto. Vediamo subito. L'operazione preliminare, come logica, è quella del riaccertamento dei residui. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, il Comune provvede all'operazione del riaccertamento degli stessi, che consiste nella revisione delle ragioni in termini di codice civile, per ne che le mi deve ancora quei 50 euro, sì, però è sparito, d'accordo, non posso più averli, li tiro via. E devo pagare 50 euro all'avvocato per Nechele Gabriele perché mi ha assistito? Glieli devo ancora? No, non gli devo più, perché l'avvocato, perché per Nechele mi ha mandato un fax, dice: vado in pensione, non li voglio più. Ipotesi fantasiosa, lo so, però ho una documentazione che mi dice non li vuole più, quindi li tiro via. Del mantenimento in tutto ed in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità dell'articolo 3,4, questo decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche, ricordato dall'articolo 318,3 del testo unico. Con l'armonizzazione della contabilità dei comuni, con il nuovo sistema contabile, occorre imputare anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quali sono i fondi crediti di dubbia esigibilità? Sono tutti quei crediti di cui non sono sicuro che riuscirò ad incassare, anche se avrò la certezza giuridica che per me che le mi deve i miei 50 euro, ma non so più dove sia finito sto bravo ragazzo. È evidente che ho un dubbio che per Nechele mai potrà darmi quei 50 euro. Che cosa ha previsto il legislatore? Dice: a partire dal 2015, dall'anno scorso, imputate un fondo, accantonate dei fondi per dubbia esigibilità. E come fate? Per il 2015, l'anno scorso, per i comuni che non avevano aderito alla sperimentazione, ponete il 36% del totale del fondo, del totale dei crediti, di cui abbiamo visto la volta scorsa come si fa a calcolare. Per chi invece ha aderito, il 55%, così pure per il 2016, 2017, 18, 19, 70, 85 e 100%. Perché ha fatto così il legislatore? Perché è evidente che se nel primo anno, per esempio, della sperimentazione, nel 2015, dico imputate questo fondo crediti di dubbia esigibilità al 100%, l'80-90% dei comuni italiani avrebbero chiuso il conto in passivo. Quindi dice: gradualmente vi porto fino al 100% dei crediti di dubbia esigibilità.
qua è una norma particolare con una sentenza della Corte Costituzionale che dice chiaramente non è conforme ai precetti dell'articolo 81,4 della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato, e questo mi pare che risponda a norme di buon senso più che a una sentenza della Corte Costituzionale. Qua invece andiamo un pochettino più avanti, abbiamo un risultato di amministrazione positivo, un avanzo, abbiamo fatto più 100, ci sono delle quote vincolate di questo risultato positivo? Certo che ci sono, parecchie, e sono tutte elencate. Se la legge e i principi di contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, un'entrata per esempio per scopo d'opera, io impongo una nuova imposta ai miei cittadini perché voglio rifare l'asilo nido, questo è, c'è un vincolo di destinazione. I vincoli possono derivare dalla legge statale o regionale, la regione può dire vincolate queste entrate per questi scopi, dai mutui e finanziamenti per gli investimenti. È evidente che la Cassa Depositi e Prestiti, se concede un mutuo al comune Cielo Azzurro, è evidente che il comune Cielo Azzurro non può utilizzare i fondi del mutuo destinati alla piscina comunale per rifare i giardini. Questo è evidente. Da trasferimenti vincolati arriva un trasferimento dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Interno o dal Ministero della Difesa perché vuole acquistare un terreno per farci una polveriera, è evidente che quei fondi che arrivano dal Ministero della Difesa non possono essere utilizzati per la costruzione del nuovo asilo nido, perché il Ministero della Difesa ha visto nel nostro territorio il luogo ideale per nasconderci le bombe. Oppure da entrate straordinarie, quando l'amministrazione ha attribuito un vincolo di specifica destinazione, è il caso che abbiamo visto prima, che il comune vuole rifare l'asilo nido. Sì. Questo. Sì. Ci sono delle priorità quando abbiamo fatto più 100, ho più 100, compro tutti i pannolini dell'asilo nido. Sì, però calma, prima che cosa succede? Prima dovrò coprire, se ci sono, dei debiti fuori bilancio. L'assessore al telefono, non individuiamo chi è l'assessore al telefono ordina i mobili nuovi per l'ufficio del signor sindaco. Ma senza delibera, senza determina, ha preso il telefono, sono per Nekele, portatemi la nuova scrivania, il nuovo computer, le nuove poltrone per l'ufficio del sindaco. Arriva la società dei mobili, mette lì tutto quanto, grazie, arrivederci. Arriva la fattura. Chi ha ordinato i mobili dell'ufficio del signor sindaco? Nessuno. Nessuno, ma non so chi li l'ha. Si sa perfettamente, ma in questo caso non lo sa nessuno. Allora, se sono emersi debiti fuori bilancio, in questo caso abbiamo la fattura della società che ha fornito i mobili dell'ufficio del signor sindaco e non è stata pagata, abbiamo un più 100, prima dobbiamo coprire i debiti fuori bilancio. La salvaguardia degli equilibri di bilancio, abbiamo visto che il ragioniere ha fatto tutte le comunicazioni obbligatorie che doveva fare perché aveva intuito, aveva intravisto una possibilità che il nostro bilancio non era in equilibrio, c'è un avanzo di amministrazione, si utilizza prima di tutto per la salvaguardia degli equilibri, per evitare uno squilibrio. Per le spese di investimento utilizziamo l'avanzo, abbiamo fatto un più 100, abbiamo fatto tutti i nostri accantonamenti, abbiamo rispettato tutte le norme di legge, ci sono rimasti da quelli 100, ci sono rimasti 80.
cosa ne facciamo di questi più 80 dopo che abbiamo sistemato il legislatore? Facciamo la nuova piscina comunale, facciamo il nuovo asilo nido, rifacciamo la pavimentazione della scuola materna, che rifacciamo l'impianto elettrico, rifacciamo gli ascensori, spese per investimento. Oppure non abbiamo né spese di investimento né salvaguardia degli equilibri, tantomeno abbiamo debiti fuori bilancio, perché non ricompriamo tutte le culle dell'asilo nido? Oramai hanno qualche anno, ricompriamo le nuove. È una spesa di investimento? No, una spesa corrente a carattere non ripetitivo, perché le culle dell'asilo nido dureranno ancora qualche anno. Non abbiamo nessuna di queste quattro previsioni che abbiamo visto prima. Che cosa facciamo? Abbiamo un vecchio mutuo trentennale acceso ancora per la pista dell'impianto della pista attorno al campo sportivo, è ancora acceso, l'abbiamo acceso 30 anni fa quando il tasso di interesse era ancora al 15%, ci sta prosciugando. Facciamo l'estinzione anticipata di quel prestito, abbiamo la disponibilità, togliamocelo dai piedi, che così al titolo primo della spesa non avremo più gli interessi passivi di quel vecchio mutuo lì. Questi sono i casi dei gli stipendi ai dipendenti non possono essere aumentati perché non dipende dal comune, ma dipende dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Posso dirti con certezza che gli stipendi dei dipendenti degli enti locali sono fermi da sei anni che non vengono, te lo dice qualcheduno che ne sa qualcosa. Al conto consuntivo o al conto del bilancio, che vedremo, anticipiamo, sarà molto sintetico, come abbiamo visto il bilancio di previsione, che non è più così descrittivo come era prima dell'armonizzazione, sarà molto sintetico, quindi probabilmente avremo una delusione per voi, perché noi vogliamo leggerlo e vogliamo capire, probabilmente saremo delusi. Non saremo delusi invece se andremo a vedere le relazioni che devono obbligatoriamente essere legate al conto consuntivo, tipo la relazione della giunta municipale prevista dall'articolo 231,1. Che cosa ci sarà scritto nella relazione della giunta municipale? Ci sarà scritto tutti gli eventi che la giunta comunale, che la giunta municipale ritenga rilevanti per farci capire che cosa troveremo espresso in termini di cifre nel conto del bilancio. Quindi ci dirà come è andata l'amministrazione. Dimmi. Ma chi fa questa relazione? In genere la fa l'assessore al bilancio, in genere. Insomma, se non è capace, vada al responsabile dell'ufficio ragioneria e dice aiutami. Se non è capace, mi sorge una spontanea domanda: perché ti sei messo in lista? Ma questo è un dubbio mio personale che non ha niente. No, questa non passa dalle risultati, la vedremo. Ma sugli eventi essenziali la vedremo dopo. Essenziali che l'amministrazione ritiene utile per spiegare prima ai cittadini e poi ai signori consiglieri che cosa è venuto dal 1 gennaio fino al 31 dicembre. Eccolo qua, questa non passa dai revisori ma viene letta dai revisori. La relazione dell'organo dei revisori contabili, anche i revisori diranno la loro, ovviamente la loro sarà una relazione di carattere tecnico-legale, non dirà hanno comprato 100 biberon della scuola materna, hanno fatto male,
diranno, invece hanno comprato i 100 biberon della scuola materna, per noi il prezzo applicato per questo acquisto è stato esorbitante. Richiamiamo l'attenzione dell'assessore ai servizi sociali a che si attivi per farsi fare uno sconto o per cercare biberon a prezzo inferiore, perché secondo noi questo non è un prezzo, non è vincolante, non è un prezzo applicato normalmente sul mercato. La certificazione del bilancio entro il 31 gennaio del conto consuntivo con sottoscrizione del segretario responsabile della ragioneria dell'organo dell'avvisore dei conti, tabella dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale, ma questo è un caso solo in caso ci siano dei comuni in condizioni di deficitarietà costante. Questo invece sarà particolarmente interessante per noi lettori dei bilanci, la tabella degli indicatori finanziari ed economici, che li vedremo, e un'altra cosa che ci interessa come lettori e come cittadini è questo, la tabella dei parametri di efficacia e di efficienza. Efficacia se è riuscito un servizio a raggiungere il suo obiettivo. L'utilizzo degli impianti sportivi del comune è stata efficace? Quante squadre, quanti bambini, quanti adulti, quante donne, quanti anziani hanno utilizzato gli impianti sportivi? Con quali frequenza? Con quali frequenze? Ci sono andati solo le donne, ma perché non sono andati i bambini? Perché non sono andati gli adulti? Quindi bisogna capire. Efficacia, se si è raggiunto l'obiettivo, e efficienza. Sono andate solo le donne e hanno speso un sacco di soldi per l'acqua calda per farsi la doccia. Poi boh, perché? Cos'è successo? C'è perdita dell'acqua calda? Il prezzo del metano è troppo alto? Cos'è successo? Bisogna capire. Dei servizi indispensabili a domanda individuale, nonché dei servizi diversi. Tutti i servizi sono stati efficaci e abbiamo speso ragionevolmente la cifra che serve per far funzionare quel servizio, sì oppure no? E i servizi a domanda individuale, soprattutto questi, i servizi rivolti alla collettività, ma non tutta la collettività li usa, esempio l'asilo nido. E i pensionati, la coppia che oramai ha avuto figli, sono sposati, sono nonni, certamente non avranno mai utilizzato nel corso dell'esercizio che stiamo esaminando l'asilo nido. La coppia giovane sì, allora dobbiamo chiarire alla coppia degli anziani perché e in che modo e quanto hanno contribuito a far funzionare quel tipo di servizio. Così pure gli impianti sportivi, così pure la mensa scolastica, così pure i trasporti scolastici. Chi ha i figli all'università, dell'autobus che gira per accogliere i bambini per portarli alla scuola elementare, non li utilizzerà mai più. Li ha utilizzati in passato, ma non li utilizzerà mai più. Quindi bisogna, c'è una tabella, li vediamo. Sì. Una cosa che ci interessa come lettori del bilancio è senz'altro questa: gli indicatori finanziari ed economici. Come possiamo noi capire se l'amministrazione funziona bene, secondo il nostro giudizio personale ovviamente, funziona bene, funziona male, possiamo dare dei suggerimenti, ha ragion veduta, non perché uno è bianco, nero, celeste, azzurro, arancione, allora quello è sempre torto. Dobbiamo avere un sistema, un metro di giudizio che valga per tutti. E qual è? Può essere questo. Per esempio l'autonomia finanziaria in percentuale. Che cos'è l'autonomia finanziaria di un determinato anno comparato agli anni precedenti, per esempio?
Titolo primo e titolo terzo. Cos'è il titolo primo? Il titolo primo sono le entrate tributarie e le tasse che noi paghiamo. Il titolo terzo cosa sono? Le entrate extratributarie. Esempio, ne cito solo una perché la conosciamo tutti, le multe dei vigili. Quanto abbiamo incassato? Poi per il titolo primo, entrate tributarie, quanto abbiamo incassato dalle extra tributarie e le compariamo con tutti e tre i primi titoli, con le entrate proprie. Il titolo secondo sono i trasferimenti. Quindi che autonomia abbiamo noi effettivamente? Quante sono le entrate nostre proprie? Tasse e multe dei vigili comparate a tutte le altre tasse comprese il trasferimento dello Stato. Se questa percentuale è buona, noi siamo tutti felici, ma attenzione, attenzione, perché che cosa significa questa buona percentuale? Caspita, che chiediamo soldi ai cittadini, che significa che il titolo secondo è debole. È debole, non ci vengono trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea. Quindi significa facciamo i servizi con i soldi nostri. Ecco l'autonomia finanziaria. Siamo autonomi? Sì, bene, grazie, sono infelice. Sì, però porca miseria, quanto abbiamo chiesto di imposte ai nostri cittadini? Ma siamo autonomi? Vabbè. Ma quindi questo tipo qua è più rivolto al 2016? No, no, questo tipo di contabilità sì, ma comunque dato che è una percentuale, cioè, è comunque comparabile. Sì, ma è come che lui fa un finanziario. Sì, 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 sì. Ma questi degli indicatori, vedi, è datato del 96. Adesso però facciamoci un'altra richiesta, l'autonomia impositiva. Prima era l'autonomia finanziaria, guardiamo da dove arrivano i soldi in sostanza. Qua adesso chiediamoci, ma le imposte che noi chiediamo ai cittadini in che percentuale sono? Quindi compariamo il titolo primo, entrate tributarie, su tutti e tre i titoli. Vediamo quanto chiediamo ai cittadini. Questo forse più del precedente è interessante. Questo qua invece è un aspetto che riguarda la popolazione, per esempio la pressione finanziaria in percentuale, titolo primo e secondo, entrate tributarie e trasferimenti sul totale della popolazione. La pressione tributaria, questo è fondamentale, quanto chiediamo ai cittadini? 10 milioni di imposte su 1000 abitanti, per bacco questi non hanno neanche più da comprarsi il latte. L'intervento erariale, quant'è le disponibilità finanziarie che arrivano dallo Stato, trasferimenti dello Stato sul totale della popolazione, così pure i trasferimenti regionali, l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti di competenza, i residui passivi, vado veloce perché sono lì, li trovate quando vi scarico i file, li trovate tutti. Indebitamento, quanti residui dei vecchi mutui abbiamo sul totale della popolazione? Siamo indebitati oppure no? La velocità di riscossione, la rigidità della spesa corrente, vedete, sono tutti rapporti. E poi l'ultimo che è indicativo secondo me di come e con quale velocità e con quale precisione, efficacia ed efficienza vengono erogati i servizi del comune, il numero dei dipendenti sul totale della popolazione. Altri di comuni sempre in ferie, non avete voglia di far niente e per giunta avete 18 mensilità.
mensilità sono 13, non c'è tredicesima, quattordicesima. Sapete che per i comuni è stato fatto il blocco del turnover, quindi i dipendenti in ragione della popolazione, già questa percentuale ci dice se un comune può essere ben servito oppure no. Per fare le cose servono le persone, per coltivare un orto servono le braccia, oltre alle sementi, l'acqua, il sole, eccetera. Bisogna vedere, ci sono le tabelle, ci sono delle tabelle. Sì, sì, non è che perché abbiamo una buona copertura funziona. Ci sono alcuni comuni del sud Italia che hanno una forte incidenza di personale dipendente in ragione della popolazione. Al nord, soprattutto nei nostri comuni qua intorno, è l'esatto contrario, sono sottodimensionati rispetto alle esigenze del comune. Poi ovviamente dipende se è un comune montano, se è un comune della riviera per esempio del Garda, se è un comune della riviera adriatica, dipende dalle varie caratteristiche del comune. Poi ancora, abbiamo vari indicatori dell'entrata, per esempio, andiamo a vedere per esempio l'entrata dell'IMU sull'unità immobiliare, oppure la congruità della TARSU. Abbiamo tutta una serie di indicatori che ci fa capire come siamo sistemati. Bene, adesso che abbiamo visto vari indicatori, ripeto, ce ne sono degli altri, basta chiederli e vengono forniti dal comune, oppure uno se le può anche inventare. Per esempio, non so, può andare a vedere il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale sul totale della popolazione e lì può fare i suoi ragionamenti. Io ho preso il conto del bilancio dell'esercizio 2014 del comune di Sanremo. Perché ho scelto questo? Perché quando l'ho preparato c'era Sanremo e ho detto, beh, andiamo a prendere, era metà febbraio, dico, andiamo a vedere il comune di Sanremo. Che cos'ha il comune di Sanremo che la stragrande maggioranza dei comuni italiani non hanno? Al casinò. Oltre alla bella manifestazione canora, ha il casinò. E allora, dato che noi siamo curiosi, eccola qua, vedete, c'è la relazione della giunta comunale del comune di Sanremo, e se non vado eccolo qua, a pagina 32 abbiamo i proventi del casinò municipale. Ma cosa ci interessa i proventi del casinò municipale? Ci interessa perché avranno una grande influenza sul bilancio, sul conto del bilancio del comune di Sanremo, ma quando sono andato a vederlo sono rimasto sorpreso di una cosa che adesso vi voglio far partecipi, perché io sono il ministro dell'economia Padova e vi dico che l'Italia è in ripresa, che stiamo andando bene da un punto di vista economico. Allora io mi sono chiesto, ma se va bene avrò anche i soldi per farmi una puntatina al casinò di Sanremo. Se le cose non vanno bene, probabilmente una puntatina al baccarat di Sanremo non vado a farla. E adesso vediamo subito, appena raggiungo pagina 32, tanto per capire come è possibile vedere l'andamento di un'economia guardando anche questi piccoli indicatori. Eccolo qua. Destinazione proventi casinò municipale. Guardate, consuntivo la prima colonna, la seconda colonna, consuntivo 2004, consuntivo 2014. Non andiamo a infilarci nei giochi francesi, americani, elettronici, lasciamo perdere. Guardiamo la prima cifra, consuntivo 2014, 102 milioni, poco più. Si vede lì il mouse lì. Dov'è?
Beh, questo si vede lì, eccolo lì. Allora, 102 milioni in consuntivi lordi, d'accordo, lasciamo perdere tutto il resto, che okay. 102 milioni, 87, 2005, 90, 92, 83, 78, 74, 65, 50, 47, 47, 6, 55. Guardate il primo e l'ultimo. Siamo sotto, siamo meno della metà. L'economia italiana è in ripresa. Se dovessimo essere l'assessore al bilancio del comune di Sanremo, magari dice: d'accordo, signor ministro, che siamo in ripresa, però non vengono più a giocare. E se non vengono più a giocare, per me, assessore al bilancio del comune di Sanremo, è un problema, perché in 10 anni mi hanno tagliato i fondi di più della metà questi giocatori. D'accordo che l'economia è ripresa, ma se io devo giudicare solo da questo punto di vista, direi che così non è. Questo per fare un esempio di quanto possa essere utile andare a ficcanasare nei conti pubblici dei comuni per capire com'è l'andamento, magari in ambito non solo nazionale, perché sapete che saremmo a 2 passi dalla Francia, ma se dovessimo giudicare da questo tipo di dato, magari non è solo l'economia italiana che è in crisi, va bene che dall'altra parte c'è carne, quindi... Bene, abbandoniamo questo e ritorniamo al nostro ragionamento. Andiamo a vederci la parte entrata della... Ovviamente qua quando questo è lo stato patrimoniale, cioè qua c'è il quadro riassuntivo che vedremo dopo, la gestione delle entrate. Bene, allora guardiamo la prima riga. Abbiamo la tipologia, il titolo è la tipologia, abbiamo la denominazione, abbiamo i residui attivi all'1/1/2014, le previsioni definitive di competenza, le previsioni definitive di cassa, che queste ci interesseranno meno, le riscossioni in conto residui, le riscossioni in conto competenza e le riscossioni totali. Poi avremo gli accertamenti di competenza, maggiore o minori entrate di competenza, maggiore o minore entrata, riaccertamento dei residui e poi i residui attivi da esercizi precedenti, i residui attivi da esercizio di competenza e il totale dei residui. A noi che cosa interesserà? Interesserà la riga di competenza, capire com'è andata la gestione dei residui. Qua noi non possiamo vederla, abbiamo il dettaglio però, quindi quando andremo a vedere il dettaglio capiremo com'è stata la formazione dell'avanzo di amministrazione, se è dipeso più dalla gestione dei residui o se è dipeso più dalla gestione di competenza. Una cosa interessante, eccolo qua, fondo pluriennale vincolato per le spese correnti di competenza, fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è stato fatto per quest'anno 2014 per il comune di Sanremo, quanto è stato utilizzato dall'anno prima nell'esercizio 2014 l'avanzo di amministrazione dell'anno prima. Vediamo, imposte e tasse proventi, avevamo previsioni di 62 milioni, a proposito, scusate, gli introiti netti del bilancio di Sanremo derivati dal casinò, beati loro, dove saranno? Nel titolo primo, nel titolo secondo o nel titolo terzo delle entrate? Nel titolo terzo delle entrate, perché sono entrate extra tributarie, beati loro, beati loro. Allora, 62 milioni di imposte, ne hanno riscosse 32, hanno avuto minori accertamenti di entrate per 2 milioni e il totale sono risultati ancora da riportare, sono 21 milioni 126. Vedete che è sintetico il risultato. Per capire questo dobbiamo andare a leggerci la relazione della giunta e
oltre a leggerci la relazione della giunta, dobbiamo leggerci anche la relazione del collegio dei revisori, che ci diranno: sì, avete agito bene, no, avete agito poco bene, cercate di accelerare i tempi di riscossione, perché a nostro giudizio i vostri tempi di riscossione sono lenti, oppure bravi, avete fatto tutto quello che dovevate fare. Il totale delle entrate, andiamo ai trasferimenti correnti, guardiamo la competenza, quasi 5 milioni, non hanno avuto reaccertamenti nei residui, devono ancora incassare 1.193.000, i trasferimenti correnti delle imprese e così via. Vedete, sono cifre sintetiche, non ci dicono più di tanto. E questo che cosa ci rimanda? Da un punto di vista politico, adesso abbandoniamo le nostre vesti di lettori dei bilanci del comune, qual è il documento che più ci interessa da un punto di vista politico? Il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione o il conto consuntivo? Beh, da lettori ci interessa sicuramente di più il documento unico di programmazione. Perché? Perché nel documento unico di programmazione l'amministrazione ci dice che cosa ha intenzione di fare, sia in termini strategici sia in termini operativi, la sua visione di come sarà l'esercizio prossimo. Quindi nel 2015 ci avrà detto nel DUP che cosa ha intenzione di fare dal punto di vista strategico ed operativo, con tanto di numeri, con tanto di programmi, che cosa vorrà fare dell'esercizio 2016. Con il bilancio di previsione 2015 abbiamo una descrizione sintetica di quanto ci ha scritto l'amministrazione al documento unico di programmazione, e nel conto del bilancio la mia idea personale è che è troppo tardi, possiamo dare un giudizio, ma daremo un giudizio a posteriori dell'amministrazione. Se non siamo intervenuti in sede di bilancio di previsione, magari in extremis con le variazioni di bilancio, a conto consuntivo non possiamo far altro che avere un giudizio generale, complessivo e conclusivo, fra parentesi tardivo, perché qua non possiamo più modificare alcunché, possiamo solo dare un giudizio qualitativo, ma non più di tanto. Non possiamo più agire purtroppo. I consiglieri possono votare favorevoli, astenuti o contrari, giustificando il proprio voto, ma più di tanto. Ci sono anche consiglieri che ho visto di maggioranza votare contro per vari motivi, che poi succedono delle cose strane. Comunque, vabbè, andiamo avanti nella nostra lettura. Il titolo terzo, eccolo qua. Per il titolo terzo ci dice: la vendita di beni e proventi, 12 milioni, ne devono riportare ancora 3 milioni. Proventi derivanti da attività controllo e repressione delle irregolarità. Gli interessi attivi evidentemente hanno avuto delle giacenze di cassa che hanno prodotto quasi 100.000 euro di interessi attivi, altre entrate da redditi dei capitali e rimborsi e altre entrate correnti. Sono questi qua. Sono qua gli introiti del casinò, vendita di beni e servizi, sono qua dentro. Vediamo le entrate in conto capitale, trasferimenti in conto capitale per 112.000 euro, guardate la gestione dei residui invece quanto è poderosa, entrate alienazione di beni materiali e immateriali, anche questo qua hanno venduto qualche cosa evidentemente per ben 19 milioni di euro, ed altre entrate in conto capitale invece la cifra è piuttosto ridotta.
altre entrate da attività finanziarie non ne hanno bisogno, ovviamente il casinò gli dà una buona parte delle entrate, e le partite, le accensioni di prestiti non ne abbiamo in questo caso. Anticipazioni da istituto di tesoreria niente, perché abbiamo visto che già hanno interessi attivi, quindi non ne hanno bisogno. E poi le partite di giro, che vi ricordo da un punto di vista economico noi non interessano, perché non danno nessun tipo di amministrazione. Quindi questa è la conclusione delle entrate. Vediamo le spese. Le spese ne guardiamo qualcheduna, perché non è che possiamo guardarle tutti quanti, noi dobbiamo fare un ragionamento sui risultati totali. Vedete anche qua programma, missione, programma e titolo, denominazione. Come abbiamo visto prima, abbiamo tutta la colonna dei residui, dei pagamenti, degli impegni, dei riaccertamenti e dei residui che dobbiamo riportare. Guardiamo il primo, e il resto lo lascio alla vostra lettura, perché il ragionamento si ripete, cambiano le cifre, cambiano i titoli, ma il ragionamento è lo stesso. Le spese correnti, per esempio, 773.000 euro, ne hanno pagati per 557, hanno avuto economie per 115 e devono riportare 83.746. Il risultato di tutte queste manovre di carattere contabile, che non sto lì a leggerlo perché sarebbe una ripetizione, ci porta al quadro riassuntivo, che è questo. Che è questo qua. Prendo. No. C'era il quadro generale. Qua ovviamente ho scaricato anche l'elenco delle spese di rappresentanza, perché per Sanremo sono consistenti, ma ci sono anche negli altri comuni tipo i nostri qua attorno. Scusate che volevo prendere il quadro riassuntivo della... Eccolo qua, quadro generale riassuntivo. Questo a noi interessa. Perché? Perché da qua capiremo tante cose. Vedo se riesco ad allargarlo. Come va? Sì. Bene. Allora, avremo il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, che deriverà dal fondo di cassa del 31 dicembre dell'anno prima. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che abbiamo visto come prima cifra, il fondo pluriennale vincolato, che abbiamo visto anche questo, e il fondo pluriennale vincolato in conto capitale. Lasciamo perdere la parte degli incassi e la parte dei pagamenti, perché questi sono solo evidenze di cassa. A noi interessa questo, le entrate correnti di natura tributaria, quante sono state accertate? Sono state accertate per 59 milioni, diviso con i trasferimenti correnti 11 milioni, le entrate extratributarie 14 milioni, guardate questo, le entrate extratributarie, comprese le entrate del casinò, sono superiori ai trasferimenti che gli dà lo Stato. E sono una buona parte, coprono anche una buona parte, se facciamo un raffronto, delle entrate correnti, perché ne abbiamo 14 su 59, quindi una buona entrata. Le entrate in conto capitale e le entrate da riduzione di attività finanziarie. Tutto questo ci porta a 92 milioni di entrate finali. Andiamo a compararlo con le spese. Le spese correnti sono state 80 milioni, il fondo pluriennale vincolato 1.600.000, le spese in conto capitale 3.600.000, che comparati alle spese correnti ci indica subito che il Comune di Sanremo per l'esercizio 2014 ha avuto una preponderanza di spese correnti rispetto alle spese in conto capitali, non ha fatto investimenti, ha mantenuto la spesa corrente. Guardate, il totale delle entrate 92 milioni, tutte le entrate, comparate ad 80 milioni di spese correnti. Il Comune di Sanremo
che cosa possiamo dire confrontando questi due dati? Ha una forte rigidità di bilancio, fortissima rigidità di bilancio. Perché? Perché su 103 milioni di spese complessive, lasciamo perdere i 3 milioni, su 100 milioni, l'80% di queste 100 milioni di spese sono spese correnti. Attenzione, Comune di Sanremo, perché hai una forte rigidità di bilancio. Se tu non avessi il casinò che ti dà una mano, probabilmente avresti dei problemi, perché hai scarsa, se andiamo a fare il ragionamento come abbiamo visto prima, hai una scarsa autonomia finanziaria. La valutazione, no, di gestione. Perché è un paese turistico, quindi deve dare dei servizi che negli altri comuni non ci sono, tipo il casinò, il Festival di Sanremo, deve mantenere la pulizia dei giardini, la cura del territorio, quindi ha spese che generalmente negli altri comuni, spese di rappresentanza, non per niente vi ho fatto vedere, quindi dovrà fare delle attività di rappresentanza che altri comuni ovviamente non hanno necessità di fare. Fondo pluriennale vincolato in conto capitale ci porta ai 103 milioni. Andiamo a vedere. Quando aumenta le entrate, che va subito. Ovviamente. Anche perché abbiamo visto che una buona amministrazione dovrebbe portare un conto consuntivo a zero. Zero. Oh, per Nekel mi ha dato un'eredità di 10 milioni di dollari, di euro, scusate, questi li devo spendere il prima possibile, non posso tenerli lì, perché ho un sacco di cose da fare, utilizziamoli subito, il tempo è denaro anche per le amministrazioni pubbliche. Andiamo avanti nell'esame del nostro... Accensione di prestiti non ne abbiamo avuto, però abbiamo avuto rimborsi di prestiti dall'altra parte di 3 milioni di euro in mutui. Le spese in partite di giro vedete che quadrano e quindi totale complessivo delle entrate 128 milioni, lo vedete qua. E abbiamo un totale delle spese di 116 milioni, quindi il risultato del 2014 è positivo per 12 milioni di euro. Qua non abbiamo la gestione dei residui, abbiamo solo la gestione di competenza, quindi dobbiamo andare a vedere qua dentro come hanno giocato tutti i residui. Di questi 12 milioni, fra l'altro, dobbiamo tener conto, se facciamo un ragionamento complessivo, abbiamo avuto un avanzo di amministrazione di 12 milioni, lo vedete qua, ma attenzione, perché dall'altra parte abbiamo avuto un utilizzo di quasi 9 milioni di avanzo di amministrazione che veniva dall'esercizio precedente, quindi dovremmo fare 12 meno 9, giusto? Perché se ne ho utilizzati 9 che venivano dall'anno prima, li ho messi in questo bilancio e questo bilancio mi dice più 12, devo fare 12 meno 9, restano 3, quindi va bene, sono il sindaco, anzi sono il presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, propongo di porre in votazione il conto consuntivo 2014, tutto bene, tutto chiaro? Per la maggioranza sì, magari per la minoranza uno dice scusi assessore, ma se io faccio 12 meno 9 me ne restano 3 e non è che sia proprio tantissimo felice, ah ma negli anni prima è andato peggio, va bene, però il mio ragionamento semplicissimo, vedete aritmetica,
3 su 12 vuol dire che siamo 4 volte di meno. Quindi attenzione al comune, attenzione al bilancio. Quindi vedete che nonostante sia un comune che abbia caratteristiche completamente diverse, che abbia capacità finanziarie diverse derivate da anche questo comune, attenzione ai conteggi. Un'ultima cosa, che volevo, se la trovo, se no questa l'abbiamo vista, questa è comune la relazione, rendiconto dell'esercizio 14, relazione della giunta comunale, qua quando se avrete voglia andatevela a leggere, è interessante perché questo è lo stato patrimoniale attivo e passivo che ci fa capire di quell'avanzo lì se ci sono state variazioni in termini del patrimonio. Ammettiamo che quei 12 milioni lì abbiamo visto come si sono formati, che non siano andati a detrimento del bilancio, del patrimonio per esempio, che non abbiano venduto, che ne so, l'arenile e che quindi abbiano introitato soldi da questa attività finanziaria, quello lì, che poi l'avanzo non sia andato a detrimento del patrimonio, oppure che l'avanzo abbia aumentato il patrimonio. Questo è il conto delle entrate, abbiamo visto, questo è il conto economico, ecco il conto economico, qua nel conto economico, andate a vedere, riporta solo le evidenze di carattere economico, per esempio i proventi dai tributi o per esempio le prestazioni di servizi, qua vi fa proprio l'elenco di carattere e vi dà il risultato di carattere economico, non di carattere finanziario, come abbiamo visto prima nel prospetto finale. Ed ecco qua l'elenco delle spese di rappresentanza, qua c'è da sbizzarrirsi, interessantissimo, io l'ho letto, vi prego di farlo altrettanto voi, purtroppo ci sono pagine che non sono particolarmente leggibili, però è particolarmente interessante andarlo a vedere. Abbiamo domande? Ci sono domande? No. Sì. Devo trovarlo qua in mezzo però, perché non ho avuto l'accortezza. Eccolo qua. Dimmi. Dimmi. Dalle complessive entrate 128. Sì. E l'altra 102. Sì. Perché tutta l'entrata 92,945 per l'esercizio, per le complessive entrate 128 è dato da che qua manca la gestione dei residui, probabilmente. Manca la gestione dei residui. Sì. 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 Perché il bilancio 9, 102, manca. Allora, adesso che siamo arrivati a questo punto, abbiamo ancora più di mezz'ora di più e proviamo a fare una cosa. Vediamo se riusciamo a concludere oggi gli incontri. Questo qua. Questo vi chiedo di fare uno sforzo, per favore, di fare attenzione, perché questo secondo me è illuminante. Sindaco, ma ti e mi dir sempre che te gay schei e che te puoi mi a spenderli perché te che il patto di stabilità. Mi vorrei a spenderli, guarda, un avanzo, ma non posso mia perché col patto di stabilità. Avete sentito dire in giro qualche volta? Bene.
Allora magari sforeremo i tempi, ma concludiamo oggi che così abbiamo fatto tutto. Che cos'è il patto di stabilità e crescita? Vedremo la crescita. Il patto di stabilità e crescita europeo, voi sapete che ha origine non dall'Italia, ma ha origine dalla famosa Europa, che la tirano sempre in ballo. C'è qualche errore di battitura che correggerò. Tende a uniformare e controllare le politiche di bilancio dell'intera Eurozona, tutti i paesi che sono 18 paesi che fanno parte dell'euro. Fu stipulato nel 1997 il patto di stabilità e crescita ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999. Che cosa si tende a fare nei paesi che utilizzano l'euro? Si tende ad avere un deficit pubblico non superiore al 3% del prodotto interno lordo e avere un debito pubblico. Il deficit pubblico è la differenza in sostanza fra entrate e uscite del bilancio dello Stato. E il debito pubblico, voi lo sapete, ormai stiamo arrivando intorno ai 2.200 miliardi di euro in crescita. Un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL. Attualmente noi siamo al 132,2% in aumento. Quindi il patto di stabilità e crescita all'interno dell'Eurozona cerca di mantenere i bilanci dello Stato sotto controllo, in particolar modo con queste due percentuali che abbiamo visto. Per fare questo, dato che il bilancio di uno Stato non è solo il bilancio dei ministeri, ma è il bilancio di tutta l'amministrazione pubblica, compreso l'amministrazione degli enti locali e delle loro controllate. Che cosa dice l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998 numero 448, che gli enti locali hanno la finalità di contenere il deficit delle amministrazioni pubbliche e ridurre lo stock del debito pubblico, come abbiamo visto prima, 3% del PIL e 60% del debito pubblico sul PIL. Per contenere l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è necessario ridurre il disavanzo, che si calcola come differenza fra le spese finali e le entrate finali. In sostanza dobbiamo tenere sotto controllo i bilanci dei comuni, perché l'Eurozona vuole controllare le percentuali che abbiamo visto prima. Il patto di stabilità e crescita funziona con un sistema di competenza mista. La competenza l'abbiamo capito, è quanto succede dal 1 gennaio al 31 dicembre di un determinato anno. Ma perché mista? Che cosa vuol dire mista? E perché l'hanno fatto mista? Adesso lo vediamo meglio. Il bilancio di un ente locale, come abbiamo visto, è definito in termini di competenza pura. Che cos'è? Registra un'entrata o un'uscita quando ne sorge l'obbligo giuridico. Per Nekele ho accertato che per Nekele mi deve 100 euro di IMU. Oppure devo pagare all'avvocato per Nekele 100 euro perché mi ha assistito in una causa. E ho la contezza giuridica, ho l'obbligo giuridico per fare questo, perché ho il sinallagma. Avvocato per Nekele vuole assistermi per favore in questa causa? Sì, ti chiedo 100 euro di parcella. Per Nekele, guarda che tu hai la casa, mi devi 100 euro di IMU. E faccio l'accertamento, faccio un impegno. Ho l'obbligo giuridico, quindi questa è competenza pura per l'esercizio che mi interessa. Il patto di stabilità non funziona, funziona in parte con questo, ma viene aggiunto qualche cosa e si dice che viene definito in termini di competenza mista. Considera la competenza per la parte corrente,
spese correnti, entrate correnti di competenza di quest'anno, competenza pura. Viene aggiunto la competenza di cassa per la parte in conto capitale. Allora, fermiamoci qua, perché è importante. La competenza per le entrate e le spese di parte corrente. La cassa, quanto pago o quanto ricevo per il conto capitale. Ed ecco la competenza mista. Perché l'hanno fatta così? Lo vedremo. La cassa come funziona? Funziona registrando un'entrata e un'uscita quando ne viene la regolazione finanziaria, quando effettivamente il comune emette la reversale di incasso o il mandato di pagamento, che è diverso dal principio giuridico della competenza pura. Il fondo, il patto di stabilità interno dei comuni funziona secondo questo principio, principio della competenza mista. Quindi vedete che dobbiamo fare propria questo concetto, perché senza di questo concetto non riusciremo a capire il patto di stabilità. Quindi competenza mista, parte corrente, competenza pura, competenza mista, competenza pura più la parte di cassa nella parte del capitale, delle movimentazioni del capitale. Detto questo, andiamo avanti. Vediamolo schematicamente. Guardiamo prima le entrate e poi le uscite. Allora, competenza pura, entrate correnti, tributarie, trasferimenti correnti, extratributarie. Competenza pura. Dall'altra parte, uscite, spesa per correnti, competenza pura. Quindi dobbiamo fare il bilancio di queste due, entrate correnti e spese correnti di competenza pura. Andiamo a vedere il conto capitale. Il conto capitale sappiamo che funziona con la cassa, quindi entrate in conto capitale, oneri di organizzazione, trasferimento in conto capitale, alienazioni patrimoniali di cassa, quando effettivamente metto la reversale di incasso. Dall'altra parte, per le spese in conto capitale, quando emetterò il mandato di pagamento. La somma di queste due entrate ed uscite, avremo il totale di competenza mista. Posso andare avanti? È sufficientemente chiaro? Se non è chiaro questo, è inutile che continuiamo. Competenza mista. Abbiamo entrate correnti e spese correnti. Queste entrate e spese correnti funzionano col principio della competenza pura, cioè con l'obbligo giuridico di rilevarle. Per me che le ha la casa di proprietà mi deve l'IMU, accerto che mi deve dare l'IMU. Devo pagare all'avvocato per Nekele il suo compenso, il suo onorario, perché mi assiste. Lo rilevo quando l'avvocato mi dice: d'accordo, io assisto il tuo comune. Nel sinallagma previsto dal codice civile faccio l'impegno di spesa. Dall'altra parte ho l'accertamento dell'entrata. Oltre a questo principio dobbiamo aggiungerne un altro. Qual è? Quello della competenza mista, ma in questo caso lo dobbiamo aggiungere la parte di cassa solo per la parte del capitale. Quindi la cassa la rileverò solo quando materialmente incasserò denaro contante o pagherò denaro contante.
la somma di questi due principi, competenza pura per le entrate e le spese di competenza, entrate e le spese di competenza, e la cassa per la sola espressione del conto capitale, mi dà la competenza mista. Qua lo vediamo schematicamente: entrate corrente e spese correnti di competenza, entrate in conto capitale e spese in conto capitale, rileveremo solo le movimentazioni di cassa. Un po' più chiaro? Mi addentro? No, non quello che c'è in più. Le entrate e le uscite correnti guardo gli impegni e gli accertamenti. La parte del capitale, l'asfalto della strada, rilevo solo quando pago o ricevo denaro. Bene, una faccio accertamenti impegni, impegno questo per i bambini, per i biberon dei bambini dell'asilo nido, accerto questo di tasse, e questa è la competenza pura. La cassa solo per gli investimenti, per i giardini. Ho ricevuto 100 euro dalla provincia, ho pagato 100 euro al giardiniere che mi ha rifatto il manto erboso. Questi li rilevo. La somma di questi due mi dà la competenza mista. I mutui solo quando ricevo l'erogazione della cassa depositi e prestiti e solo quando ho pagato l'impresa, non quando ho fatto l'accertamento o l'impegno, solo per la parte capitale. Ci addentriamo? Addentriamoci. Vediamo il bilancio di un qualsiasi comune. Ho le entrate tributarie 300, i trasferimenti correnti di 100, le entrate tributarie 200, alienazione di capitali per trasferimenti capitali, escursione di crediti, accensione di prestiti, servizi per conto terzi 820. Dall'altra parte ho le spese correnti, capitale, rimborso prestiti e servizio dei terzi. Vedete che titolo sesto e titolo quarto sono uguali, quindi partite di giro, totale a pareggio. Vediamo il patto di stabilità interno. Abbiamo detto competenza pura per le entrate e le spese correnti, entrate correnti e spese correnti. Quindi entrate correnti di competenza 600, spese correnti di competenza 400. Ok, quindi il bilancio delle sole spese correnti e entrate correnti è di più 200. Attenzione, la cassa, entrate di cassa 90, abbiamo incassato per le spese, per le entrate in conto capitale 90, e abbiamo pagato materialmente denaro che è uscito in conto capitale per 200. Il totale delle uscite con il principio della competenza mista è 400 più 200, che fa 600. Il totale delle entrate con la competenza mista sarà i 600 più i 90 che abbiamo incassato, totale 690. Attenzione! Vedete qua, prima avevamo un più 200 di competenza, ma la parte cassa siamo sotto perché abbiamo speso 200 e abbiamo incassato solo 90, solo per la parte cassa, quindi qua siamo sotto di 110. Qual è il risultato? Il risultato per la competenza mista è più 90. Ci siamo? Sì, facilissimo, sono due numeri. Quindi qua avevamo più 200, qua siamo a meno 110, il risultato è più 90 di misto competenza mista.
andiamo a vedere, fin qua abbiamo visto i numeri, adesso andiamo a vedere quali sono gli enti soggetti al patto di stabilità interno. Sono le province e comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e le aziende e le istituzioni soggette al patto 2013, le unioni dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, le unioni dei comuni e le società in house, qua ho invertito, scusate, house, non use, vabbè, scusatemi, lo correggo, affidatarie dirette della gestione dei servizi appalti pubblici, dei servizi pubblici, quindi anche le società in house controllate dal comune sono soggette al patto di stabilità. Perché? Perché abbiamo visto prima, l'Eurozona ci dice dovete controllare il 3%, il 60%, le due percentuali che abbiamo visto prima. Dobbiamo rispettare il patto di stabilità, ma quali sono i parametri che ci portano a dire lo abbiamo rispettato oppure no il patto di stabilità? E quali sono i criteri per arrivare a capire se un patto di stabilità è stato rispettato oppure no? Quindi, come si calcola il saldo finanziario obiettivo? La legge finanziaria del 2015 aggiorna il triennio su cui calcolare, attenzione qua, la media della spesa corrente, quindi se cita la media della spesa corrente significa che fa riferimento alla competenza pura. Dal 2010 al 2012 per gli anni 2015-2018. Caro comune, vatti a vedere qual è stata la media della spesa corrente nel triennio 2010-2012. Su questa media ti dirò qual è il saldo finanziario per gli esercizi 2015-2018. Fermiamoci qua. Se un comune, fra virgolette, spendaccione, ha avuto una media alta della spesa corrente 2010-2012, avrà un saldo finanziario alto anche per il 2015-2018. È così? No. No. Perché? Beh, questo è un ragionamento un po' particolare. Il mio ragionamento è questo: se ho avuto una media alta a parte le entrate nel 2010-2012, per il semplice fatto che ho avuto una media alta in quel periodo, avrò un saldo finanziario alto anche per il 2015-2018. Dopo dovremo andare a indagare perché, ma in termini generali, se questo ragionamento dovrebbe essere così. Facciamo un ragionamento contrario: sono stato un comune virtuoso, parsimonioso, ho compresso la spesa corrente nei 2010-2012, col patto di stabilità interno sarò costretto ad essere ancora più virtuoso. Ci potrebbe essere una contraddizione in questo, dico bene? Bene. Quindi, andiamo avanti ancora. Per i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti è pari al 9,15% della media della spesa corrente 2010-2012 per gli anni 2015-2018. Quindi io calcolo la media della spesa corrente 2010-2012 e calcolo il 9,15% di quella media e quello sarà il saldo finanziario per gli esercizi 2015-2018. Esempio. Allora, io ho una media spesa corrente 2010-2012, per esempio, di 647 euro. Se faccio il 9,15% di 647 euro, significa che il mio saldo obiettivo sarà di 59,2 euro.
Se nell'esempio che ho avuto prima ho una differenza di 90 positiva in competenza mista di 90 euro e mi dice che il mio saldo finanziario dovrà essere almeno di 59,2 euro, vuol dire che il mio patto è stato rispettato, quindi sono ok. Andiamo un pochettino più avanti. Quando è che il patto non è rispettato? Se il patto non è rispettato, torniamo indietro, scusatemi. Un patto non rispettato, che cosa dovrò fare? Dovrò aumentare le entrate di competenza, aumentare le imposte, le tasse, diminuire le spese di competenza, perché sono competenza pura, quindi dovrò ridurre, se possibile, ma non è possibile, gli stipendi dei dipendenti, dovrò ridurre i consumi della benzina, delle auto, eccetera, dovrò ridurre le spese dell'energia elettrica, dovrò ridurre le spese per l'asilo nido, per la biblioteca comunale, dovrò ridurre tutte le spese di competenza, oppure incassare di più in conto capitale. Abbiamo visto prima nell'esempietto che qua ho incassato 90 ed ho pagato 200, eccolo qua, dovrò aumentare gli incassi in conto capitale, oppure spendere meno in conto capitale. Quei 200 che abbiamo visto prima qua dovrò cercare di ridurli, perché questo se no non mi permette più il rispetto del patto di stabilità interno. Andiamo un pochettino più avanti. Che cosa succede in caso di inadempienza? Prima chiariamo un pochettino più questo. Se il mio saldo obiettivo è questo qua e lo voglio rispettare, che cosa se qua volessimo per esempio arrivare a 52 al pareggio, rispettarlo in pieno, abbiamo avuto ancora possibilità noi. In che senso? Sindaco, non temi a fare, perché ho il patto di stabilità. Allora, andando a confrontare qual è il saldo obiettivo e qual è la differenza invece che è risultata magari positiva perché è stato rispettato il patto di stabilità, si potrebbe dire: guarda, signor sindaco, che nelle spese di cassa per esempio avresti potuto spendere altri 40 euro in più, perché il tuo saldo obiettivo era di 52, hai avuto più 90, ti potevi spingere un po' più in là. Caso opposto, qua era di 250, il patto di stabilità interno non sarebbe stato rispettato. Ecco che allora sì, la giustificazione del sindaco sarebbe stata giusta: non ho potuto fare di più perché mi ha frenato il patto di stabilità, io ho avuto un avanzo di amministrazione del conto consuntivo, ma con il patto interno, il patto di stabilità interno, con la competenza mista, non sono riuscito a spendere di più di quanto avrei potuto, perché sono stato frenato. Quindi quando un sindaco dice sì, ho potuto fare di più, no, non ho potuto fare di più, occorre andare a vedere qual era il saldo obiettivo e qual è stata la movimentazione sia di competenza che di cassa, per la cassa solo. In che senso? Ma allora, naturalmente dei comportamenti che si ha comportato nell'arco del tempo. Certo. Perché per esempio, ma il contrario è che Roma e Napoli con quale tempo sveglio aumentare le tasse, tanto che tutto il tempo gli ricorda che viene dalle regole. Bene, sì, sì. Sì. No, perfetto, il ragionamento è perfetto.
Sì, però sapete, io sono l'assessore bilancio, sono un po' distratto, il patto di stabilità interno sì, va bene, però insomma mi sono distratto un po' durante l'amministrazione e non l'ho rispettato. Che cosa dice lo Stato? La legge 183 del 2011, quali sono le conseguenze del non rispetto del patto di stabilità? Dice, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, l'anno successivo quello dell'inadempienza, che cosa succede? Lettera A, è assoggettato a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico determinato. Non rispetti il patto di stabilità, non ti do più i fondi pari alla differenza. Poi ci sono gli enti locali della Regione. Non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Vado a vederti l'ultimo triennio e non ti permetto di fare spese superiori a quante erano 3 anni prima. Che cosa significa? Fai attenzione perché se c'è una fiammata inflazionistica non ti copri nemmeno quello, quindi devi stringere la cerchia nella spesa corrente, ma sappiamo che la spesa corrente è la spesa più difficile da comprimere. Acqua, luce, gas, telefono, internet e stipendi dei dipendenti li devo pagare, devo tagliare tutte le altre attività. Per esempio il carnevale, per esempio la sagra locale, per esempio acquistare meno libri per la biblioteca, acquistare meno culle nuove per i bambini, tutta una serie di altre spese. Sì. Non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Non ti sognare, se non rispetti il patto di stabilità, di accendere nuovi mutui o nuovi prestiti. Poi qua ci sono altri dettagli. Non può procedere a assunzioni di personale a qualsiasi titolo, assolutamente nessuno, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di coordinazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizi con soggetti privati che si configurano come esclusi dalla presente disposizione. D'accordo, io non faccio Coco Pro eccetera eccetera, faccio qualche altro contratto, no, neanche personale, zero, escluso. Per ultimo, caro amministratore, che ti sei distratto perché sei una persona impegnatissima, non hai calcolato bene, non te ne sei accorto all'ultimo, tu avresti voluto, ma non sei stato impedito perché non ce l'hai fatta. Chi non rispetta il patto di stabilità è tenuto a rideterminare le indennità di funzione dei gettoni di presenza, indicati all'articolo 82 citato testo unico del decreto legislativo 267/2000 e successivo, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Ti sei distratto, sei stato impedito, non è stata colpa tua, bene, ti devi fare una riduzione dei gettoni di presenza e dell'indennità, assessori e consiglieri, vi prendo dentro tutti, e vi dovete fare una riduzione del 30% rispetto a quanto era il 30 dicembre del 2010, di 6 anni fa. Quindi dovete fare attenzione e di rispettare il patto di stabilità. Domande? Io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine. Spero. Ovviamente che non rispetta esattamente. Non può più fare niente se non rientra nel parametro.
Esattamente. Quando era un po' particolare, veramente, il fatto che abbiamo sentito sicuramente, poi effettivamente legare praticamente a chiudere di tutti. Sì, l'abbiamo visto prima. L'abbiamo visto prima. Alla fine veramente c'è un comune che causa chiuda, veramente, però non deve avere può anche fare questo, rispettando il patto di stabilità, l'abbiamo visto prima, conto consuntivo, eccolo qua, dove c'è l'utilizzo dell'avanzo di, eccolo qua, estensione anticipata dei prestiti, da questa diapositiva, estensione anticipata di prestiti, se ha rispettato che non ha copertura dei debiti fuori bilancio, che ha rispettato il salvaguardia degli equilibri di bilancio, le spese di investimento, non ha fatto spese correnti a carattere non ripetitivo, può decidere, attenzione però, perché c'è sempre il patto di stabilità, prima deve rispettare il patto di stabilità, rispettato il patto di stabilità, non ha eseguito i primi 4 punti, può decidere tranquillamente di ridursi l'esposizione anticipata con i prestiti, che è utilissimo fra l'altro per avere più elasticità nel bilancio del comune, perché abbiamo visto che il titolo primo della spesa è il titolo che ingloba le spese per il pagamento degli interessi. Liberandosi disponibilità in parte corrente, si libera disponibilità anche in conto capitale, perché si toglie sia gli interessi sia la quota capitale. Quindi questo è un ottimo esercizio. Guardiamolo dal punto di vista politico. Ci siamo tolti dai piedi un mutuo o due, ma non abbiamo dato servizi ai cittadini, non abbiamo fatto investimenti. Il sindaco non capisce niente, perché guarda che ancora le buse in strada. Sì, però ho tolto un mutuo. Ah, vabbè, ma mio mutuo te potevi lasciarlo stare. Sono tutte scelte di carattere politico, delle quali dopo bisogna rispondere ai cittadini. Amministrare e portare la famiglia. Soprattutto serve del buon senso. Il buon senso. Le regole ci sono. Sì, molto più complicato che gestire un'azienda. No, certamente no. Vedi, dopo fatalità, perché questo come vedi, se manca la mia, quanti miliardi hanno fatto i diritti? Che cosa fa in genere un politico? Promette, ma non dice come ha intenzione di rendere effettive le sue. Però, dopo che sono qua, non detto, mi sono molto affezionato proprio a te, ma come hanno le gambe corte, che anche la memoria dei cittadini, che purtroppo io dico, che dico sempre che...